Con 4 giornate d'anticipo, il CLD Carmagnola festeggia nel calcio a 5 una storica promozione in Serie A2. Grazie al 6-2 rifilato al Prato arriva anche l'aritmetica. Sono 13 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il Coop Atlante e Grosseto, quando mancano soltanto 160 minuti al termine della stagione. Un campionato trionfale, quello dei gialloneri, frutto di 16 vittorie e 2 soli pareggi. Merito di un gruppo straordinario, di un tecnico professionista come Lino Gomez, che al primo tentativo è riuscito nell'impresa, bissando così la vittoria dello scorso anno conquistata con l'Aosta. A spingere i padroni di casa ci è pensato un palazzetto gremito come non mai, ovviamente tinto di giallo e nero. È stata una festa dal primo all'ultimo minuto, culminato ovviamente al triplice fischio finale. Ci vogliono 10 minuti per sbloccare la gara contro i toscani, ci pensa Pizzo a dare il là, seguito poco dopo da Giuliano. Nel finale della prima frazione di gioco gli ospiti provano a riaprire l'incontro con Bugiani, ma nella ripresa Caddeo, con una pregevole doppietta, Reinaldi e Gomez mettono al sicuro il risultato prima del definitivo 6-2 siglato da Gensini. Congratulazioni a Carmagnola per questa promozione meritata. Ha dimostrato di essere la più forte del girone. È giusto che abbia meritato in anticipo la salita in Serie A2. Noi siamo venuti qua, non dico a rovinargli la festa, però siamo venuti a giocare la nostra partita tranquilla, senza metterla sulla cattiveria. Abbiamo giocato la nostra partita, abbiamo perso, risultato giusto, non, nulla da dire. Vale tantissimo, vale una promozione, il coronamento di un sogno, il coronamento del lavoro di tantissimi mesi, tantissima fatica, ed è bellissimo, bellissimo. Una vittoria importante per la squadra, per i tifosi, per la città di Carmagnola, Serie A2. Sì, è una cosa indescrivibile. Se penso che 7-8 anni fa giocavo ancora io con degli amici, così, delle partite che più che altro facevamo per poi mangiare una pizza e bere una birra, oggi ci troviamo qua davanti a un pubblico, penso che oggi c'erano più di 600 persone. Siamo qui a festeggiare un sogno perché è veramente un sogno bellissimo. È frutto di tanto lavoro, tanto sforzo, tanto sacrificio. Oggi penso che sia la vittoria di tanti, la vittoria dei giocatori, del nostro mister Gomez, la vittoria dei nostri sponsor che ci sostengono da anni, la vittoria di tutti gli addetti, perché sono tantissimi che fanno parte di questa società, che lavorano tutti i giorni della settimana. E quando si fa tanto lavoro e poi si raggiungono dei risultati così, penso che non ci sia premio migliore. Siete partiti senza aspettative, questo è un gran risultato per tutti quanti. È proprio così, siamo partiti neanche noi sapendo bene come sta squadra si sarebbe comportata, e partita dopo partita ci siamo accorti che veramente potevamo cercare di vincere il campionato. Credo ancora oggi che non siamo la squadra più forte tecnicamente oppure anche individualmente, però abbiamo dimostrato tutto il valore che abbiamo, no? Che è un gruppo che hanno lavorato molto, molto per arrivare in questo obiettivo, e sicuramente questo ha dato i meriti del nostro titolo.